Giuseppe Bomarito, che era un appuntato dei Carabinieri e fu ucciso nel 1983, per la precisione il 13 giugno 1983, a Palermo in un agguato malavitoso, e con lui furono uccisi anche un componente della scorta, un altro componente della scorta del capitano Mario D'Aleo. Pietro Morici era l'altro componente. Abbiamo qui il figlio di Giuseppe Bommarito, il quale si chiama Salvatore, ed è qui proprio a testimoniare l'impegno, non soltanto il ricordo da parte della famiglia di quanti hanno voluto bene a Giuseppe Bommarito, ma anche l'impegno che ancora viene profuso per onorare la sua memoria. Cogliamo intanto l'occasione per salutare anche Enza Riparia, professoressa, che coordina questa attività della settimana della legalità, che ogni anno si svolge qui nell'istituto comprensivo Nino Navarra. Facciamo parlare subito quindi Salvatore Bommarito. Che cosa quindi significa questo impegno? Intanto vogliamo ricordare la figura di suo padre. Sì. Allora, io per tanti anni non sono riuscito a parlare di mio padre, era una cosa che mi faceva molto male. Poi praticamente ho capito che era importante portare in giro per le scuole il sacrificio fatto da mio papà per far conoscere il suo sacrificio e dare alle nuove generazioni tramandare questo mio dolore e tramandarlo a loro come un impegno, l'impegno di ricordare questi uomini che hanno dato la vita per la legalità e che grazie a loro noi ci troviamo a vivere oggi in una realtà un po' diversa da quella di prima. E soprattutto perché le nuove generazioni sono il nostro punto di partenza. Bisogna lavorare con i ragazzi fin da piccoli, perché la cosa male ma è peggiore della nostra società è la mentalità delle persone. Per cambiare la mentalità bisogna lavorare sui ragazzi. Voi siete, allora, suo padre nacque a Balestrata, sì. E voi tuttora dove vivete, almeno lei? E allora, io fino all'età di 10 anni, quando è morto mio papà, abitavamo a Monreale, poi ci siamo trasferiti a Balestrata, dove mio padre aveva iniziato a costruire una casa dove andare a abitare noi quando lui sarebbe andato in pensione. Casa che negli ultimi mesi e giorni lui aveva cercato in tutti i modi, in tutte le maniere di definirla, perché lui sapeva ciò che lo aspettava e quindi voleva un po' scaricare mia mamma da queste difficoltà che si sarebbero presentate. Addirittura aveva comprato pure i rubinetti della casa quando ancora la casa non era finita. Ecco, ma quali punti oscuri ancora dovrebbero essere approfonditi, no, per cercare di fare piena luce su questo gravissimo delitto? Allora, che mio papà è stato l'anello di collegamento tra le indagini fatte dal capitano Basile e il capitano D'Aleo. Diciamo che questo suo tramandare le informazioni che aveva acquisite investigando insieme al capitano Basile con il capitano D'Aleo hanno determinato l'hanno fatto morire praticamente. Ci saranno dei lati oscuri e magari persone che non sono state mai indagate. E noi speriamo che presto la magistratura, anche grazie al libro che ha scritto Manzia, sta per uscire, magari leggendo questo libro e le informazioni che ci sono su questo libro
informazioni che sono state prese dall'aula bunker di Palermo, magari si possa avere la possibilità di riaprire le indagini e fare magari luce su lato oscuri della vicenda. Ecco, su quello che è accaduto. Sì. Appena intervenuta abbiamo visto, lei ha appena citato l'impegno di sua zia che si chiama Francesca. La sorella, sì, appunto, sì. Dell'appuntato buon marito. È un impegno che va avanti e voi avete anche creato, mi sembra, un'associazione. Sì, ecco. Sì. Noi nel 2013 abbiamo, noi familiari, quindi io, mia mamma, mio fratello e sorella e fratello di mio zio, di mio papà, abbiamo creato questa associazione che è Associazione Giuseppe Bonmarito contro le mafie onlus. E, diciamo, il presidente di questa associazione è mia zia Francesca, che noi chiamiamo il motore della nostra associazione. Sì. Confermo. Bene, passiamo adesso all'evento che certamente è molto significativo di questa giornata, che è la piantumazione, quindi di un albero di olivo. In memoria, oggi in memoria di Giuseppe Bonmarito, che si è sacrificato per tutti noi, perché poi alla fine noi questo vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi, vogliamo trasmettere la memoria di chi si è sacrificato per noi, perché per qualsiasi civile, perché non è giusto morire in questo modo. E quindi il Giardino della Memoria, dove noi ogni anno, a parte il periodo del Covid di questi due anni che non l'abbiamo fatto, ogni anno piantumiamo un alberello di ulivo in memoria di una vittima innocente di mafia. Questo è veramente un qualcosa che i ragazzi condividono e apprezzano. Poi ogni anno anche loro ci chiedono, anche i ragazzi ci chiedono di fare delle attività per sensibilizzare, per sensibilizzarli sulla legalità in generale. In particolare noi ci occupiamo in questa settimana di mafia. Quindi fra un po' andremo a piantumare quest'albero in memoria di Giuseppe Bonmarito. Presente anche il tenente dei carabinieri, Armir Geci. Adesso si passa al momento della piantumazione con il dirigente scolastico Giacomo Rastanti. Questo è albero d'ulivo, quindi la speranza è che riesca, come qualcun altro, uno o due, a crescere. Un applauso, adesso. Credo che anche la scelta dell'ulivo quest'anno ha acquisito un doppio significato, oltre alla memoria di Giuseppe, anche un anno particolare, no? Con la guerra intorno a noi, quindi piantumare un albero d'ulivo quest'anno ha un doppio significato. Peraltro noi veniamo da giorni in cui abbiamo dedicato alla pace l'intera giornata, quindi è anche una speranza di pace in qualche modo, quindi ha un doppio significato. Detto questo, grazie per essere venuto, per essere intervenuto, grazie all'arma, per tutti i figli che ci dedica, i mariti ovviamente, perché avete anche famiglie, e basta. Questa giornata credo che a questo punto per oggi finisce qui, continueremo domani con le altre attività e poi venerdì, con la presenza del giudice Genda, concluderemo in bellezza questa settimana della legalità. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti, potete tornare in classe.